La tensostruttura che ospita la palestra della scuola media di Paganica, popolosa frazione alle porte dell'Aquila, ha una parte della copertura collassata dallo scorso 26 luglio. Un danno segnalato da giorni dalla segretaria del circolo PD Paganica e Frazioni, Deborah Palmerini, e del quale si è interessato anche il consigliere comunale di maggioranza, Daniele Ferella. Il telone però nel frattempo è caduto completamente e sabato pomeriggio la palestra ha subito anche un forte acquazzone. Per la Palmerini, in un MUSP che doveva essere solo provvisorio, la manutenzione deve essere sempre immediata e attenta. Non si può rimandare a settembre prima della riapertura. Al sindaco e agli uffici competenti la Palmerini aveva chiesto un sopralluogo urgente per verificare lo stato della struttura ed eventuali danni. Questa mattina, in effetti, erano presenti gli operai del comune dopo la segnalazione. Abbiamo visto uscire in questo momento i mezzi comunali che hanno fatto il sopralluogo così come abbiamo richiesto. C'è stato questo danno già il 26 di luglio, nel corso dei giorni il danno è peggiorato, è collassata una parte della tensostruttura della palestra della scuola media di Paganica. In questo momento quella parte che aveva cominciato a collassare il 26 di luglio è totalmente caduta e purtroppo sabato pomeriggio qui in zona c'è stato un violento acquazzone. C'è anche un altro tema però per la Palmerini. Nessuna ricostruzione di scuole è prevista a breve nella frazione di Paganica. La segretaria ha ricordato che c'era un progetto esecutivo per la scuola media lasciato dall'amministrazione Cialente ma abbandonato dalla prima amministrazione Biondi. Siamo da 13 anni in questa situazione. Mi rendo conto che la stessa situazione per le scuole è un po' ovunque. Qui a Paganica ci sono scuola elementare, scuola media e scuola dell'infanzia nei MUSP. Infanzia ed elementari parzialmente nei MUSP e parzialmente nelle strutture originarie che fortunatamente avevano avuto pochi danni. Ma la scuola media è totalmente nei MUSP da 13 anni. Per questo chiediamo un intervento rapidissimo e per questo sollecitiamo anche che una politica di ricostruzione delle scuole venga attuata prima possibile. Noi abbiamo sentito parlare, perché non c'è stata la condivisione con la popolazione, di questo master plan delle scuole nelle frazioni. Sappiamo che è un progetto grande e quindi temiamo che 14 anni li abbiamo attesi e altrettanti come minimo ne dovremmo attendere.